Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video haul acquisti fatti a San Marino. Finalmente riesco a girarvi questo video e così mi tolgo anche di mezzo tutte queste cose e ho la stanza finalmente libera. Allora, prima di farvi vedere le cose prese a San Marino, mi ero dimenticata che avevo tre pacchettini di cose prese a Viserbella e una a Torre Pedrera. Me le faccio vedere velocemente e poi passo a San Marino, che ci sono delle cose veramente bellissime. Allora, facciamo prima questo, che è un altro faro che mi piaceva tanto. È lo stesso che abbiamo regalato a mia mamma, però mi piaceva tanto che io non l'avevo preso questo, e quindi l'ho preso e vado ad aggiungere la mia collezione di fari, che non è più in camera. Vedrete poi il mobile con le luci, che è qualcosa di pazzesco. Questo qui ora va ad aggiungersi alla mia collezione di fari. Poi ho preso questi qua, che anche di questi sto facendo la collezione. Allora, sono angeli stupendi veramente. Allora, guardate questo, è un angelo che legge e che ha la luce. Come vedete si accende, molto particolare. Appunto, un angelo appoggiato qui con la sua pergamena, perché non è un libro, questa è una pergamena, vedete? È molto molto carino, mi piace veramente tantissimo. Ho preso questo che mi è piaciuto tanto, proprio mi ha colpito, con la scritta love. Guardate, ci sono questi due angeli che si danno il bacino. Sono carinissimi, proprio belli. Dietro c'è scritta love, molto molto belli. Poi a Torre Pedrera ho preso questo qua per la vetrina. Questo non lo so, ditemi voi se va staccato, perché non me ne intendo, perché io queste cose non le utilizzo, è solamente per scopo adornamento. Questo è il fragolino, vedete? Questo qui va tolto, dici? No, lascialo. Ah, per bellezza. Qua c'è una coccinella, c'è disegnata questa bottiglia molto bella, disegnata a Torre Pedrera, e ovviamente questo non lo apro, perché è semplicemente come ricordo per abbellire la vetrina, anche con queste cose. Mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto prendere. Questo qua, fatto così. Ora finalmente passiamo agli acquisti fatti a San Marino. Allora, apro a caso perché non mi ricordo. Lascio le cose più belle per ultimo. Allora, vediamo. Ah, queste devono essere due caramelle di Murano, che ovviamente io ho il piattino con le caramelle di Murano, sì, e queste qui erano diverse, le ho prese. Allora, una ha questa forma cubica, guardate che bella che è, molto bella, ti piace amore? Sì. E poi questa, bianca con le strisce nere e arancio, molto carina. Sono diverse, quindi le ho prese. Quando le trovo, queste qua le prendo da aggiungere. Però adesso il vassoietto, che anche quello è di vetro di Murano, è piccolo, dovrei cambiare il vassoietto. A Torre Pedrera c'era, io come una stupida non l'ho preso, ma poco male ragazzi, perché tanto noi torneremo da quelle parti il mese prossimo, perché dobbiamo andare a San Marino. Siamo già d'accordo con Domenico e Mirela e andremo lì, insomma. E quindi il mese prossimo partiamo ancora, ma faremo 2-3 giorni massimo, eh. Poi questi so già che cosa sono. Sono sempre degli angioletti, si prese a San Marino perché erano talmente carini, e quindi c'erano di quei negozi veramente stupendi. Mio marito vuole tornare a comprarsi l'orologio di Armani o della Diesel, non ho ben capito. Guardate qua, ma stile sportivo, perché quello che ha è quello classico elegante. Allora, guardate che carino questo angioletto. Praticamente questo ha questa corona ghirlanda a forma di cuore con le rose a destra,
molto carina. Poi c'è la sinistra, quindi è molto molto carino, guardate, sta coppia è molto carina. Poi vi farò vedere un po', magari quando li metto esposti nella seconda vetrina, che ci devo organizzare anche i puffi, ragazzi, è una vita che devo organizzare i puffi, e quindi vi farò una seconda vetrina a vedere come sono esposti questi. Ora passiamo al contenuto di questa scatola. Come vedete, della Disney Snow Case Collection, e questo qua è di Mulan. Ovviamente ho già rimosso il contenuto dalla scatola, vi faccio vedere la scatola, che è contenuto qua dentro, vedete, super imballato, non l'ho aperto, tutta brava, ho aspettato il video, è qualcosa di spettacolare, guardate. Adesso ve lo faccio vedere meglio, veramente di stupendo, cioè cattura uno dei momenti più belli, quando il papà di Mulan gli dice che il fiore che nasce nell'avversità è il fiore più bello. E quindi qua c'è il libro, vedete, con Mulan, suo padre, e poi c'è questa scritta, non ve lo sto neanche a leggere. Qua c'è onore, onore, daughter e figlia, il più grande onore è avere una figlia come te, dovrebbe essere la scritta, e è veramente bellissimo. Che cos'è che ha intorno al collo il papà di Mulan? Ah, il cartellino che ora vado a togliere, c'è scritto Disney, tradizione Disney c'è scritto. E questo lo metterò nella scatola, ma questo devo assolutamente esporlo, è bellissimo. E guardate qua, da questa parte c'è scritto Disney Mulan, è bello, è proprio bello. Se a voi non piace, sono gusti vostri, non mi interessa onestamente. Qua sotto c'è scritto la stessa frase che c'è scritta sul libro, poi c'è scritto Disney, insomma è veramente stupenda. Quando l'ho vista sono impazzita. Per skippare un altro libro con tutti i personaggi Disney che cantano Natale, che avrei comunque dovuto prendere, poi c'era anche Alice il buono compleanno, e, però io ho scelto questa, è bellissima, c'è anche il suo cavallo, stupenda. Poi sempre questo nel negozio del Natale, cioè cose stupende. Poi in questa scatola grigia qua, che è del natalizia, queste qua poi le conservo per mettere via, però quella di Mulan la tengo esposta, la scatola non so se la conservo, adesso vediamo. E qua abbiamo quello natalizio, ve lo faccio vedere subito, è sempre fatto a libro, come vedete, ok, è caduto. C'era il cartellino, questo qua mi è caduto, metto questo, lo butto, non mi interessa. È sempre fatto tipo un libro, come vedete, molto carino, ma qua c'è proprio tutto un intero paesaggio che, guardate, è stupendo, l'albero gira, ci sono tutte le luci, è bellissimo. Per 35 euro veramente niente, queste cose per prendervi l'idea costano 60-70 euro, è bellissimo. No vabbè, fa già Natale, adoro. E questo niente, è stupido. Ah, c'è anche la cosa che fa così, si spegne, può fare solo luci senza musica, ora l'ho scoperto, che bello. No, comunque qualcosa di spettacolare, bellissimo. E poi ce n'era uno che, allora ragazzi, dovevo tornare a prendere un altro natalizio che faceva proprio il cantastorie, non so se era tipo una sfera, un pupazzo di neve, ma fatto molto bene, tipo stile questo, raccontava le storie di Natale. Io sono rimasta talmente affascinata. E, siccome mi chiamavano perché avevano fame, ho detto vabbè, passo dopo, è aperto, ma ho detto di sì,
Sono tornata, l'ho trovato chiuso, ragazzi. Non potete capire la mia tristezza quando ho trovato chiuso il negozio. Puoi dirlo forte. E quindi anche per questo motivo che torno, perché devo assolutamente prenderlo. Perché loro fanno anche online, però è più bello andare di persona. Così c'è anche la scusa per viaggiare, insomma, ragazzi. È bello viaggiare. Allora, se lo vado a rimettere via. Poi ho preso questo che è veramente particolarissimo. Io non l'ho mai visto da nessuna parte. Sempre a San Marino, in un negozietto. Allora, la marca è Emo Italia. Emo non è tutto un programma, però vabbè. Allora, questa è la confezione. Se la marca è Emo, Emo, perché ha l'accento sulla O, Italia E. Italia E. Comunque è così. È bellissimo, ragazzi. Allora, è un profumatore per ambiente. È fatto a Mappamondo. Qua c'è il suo, la sua profumazione, che è qualcosa, ragazzi, mamma mia, un profumo stupendo. Questo qua è fiori di cotone, ma fa un profumo che è qualcosa di pazzesco. Questo era compreso nella confezione. Poi c'erano le boccette. Ma vabbè, un profumo che è qualcosa che ve lo dico a fare. Cioè, da chiuso profuma in una maniera veramente. È un profumo che ti avvolge, ti inebria i sensi. Mamma mia, sembra un profumo che ti metti addosso. Che buono, cavolo. È comunque buonissimo. Qua c'è questa, Le Globe Emo Italia. È questa la marca. C'è anche Facebook, non so se vi interessa, guardate. Qua c'è il sito. Comunque, ragazzi, qua ci sono i bastoncini, appunto, da inserire dentro. E guardate che bello questo mappamondo. Questo è il diffusore, così, che si può girare. Questo è fatto, non so se è terracotta o ceramica, perché è diverso da ceramica. Penso terracotta, non lo so. È rosa, che rappresenta appunto il globo, il mondo. Il mappamondo è bellissimo. E qui comunque ci mettete i bastoncini, il profumo, e troppo bello. Adesso comunque farò, quando andrò a San Marino, farò scorta, prenderò quelli grandi da 100 ml che costano solo 8 euro, ma sono stupendi. Questo è un 30 ml che è comunque compreso nel prezzo. E questo qua mi ha colpito. Molto bello, e anche per fare un regalo è bello. Non è la solita cosa che comunque puoi trovare in giro. E mi piace tantissimo, mi è piaciuta proprio tanto, tanto, tanto. E niente, questi sono i miei acquisti che ho fatto a San Marino. Ho finito coi video haul, ragazzi, per ora. Non ho più cose, cioè, coi video haul ho finito. So che magari vi annoio, ma tante persone piace tantissimo vedere i video haul. E anche a me sono una tipologia di video che comunque mi piacciono di più, oltre alla sistemazione della casa, decorazione, queste cose qua. E nulla, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia rilassato, che vi abbia fatto passare un momento così rilassati, spensieratezza. Io vi mando un bacione, vi ringrazio tutti quanti che siamo arrivati a 79.300 iscritti, grazie, 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 grazie a tutti i nuovi iscritti, agli iscritti di sempre. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se siete iscritti iscrivetevi, e anche al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, canale Chiara Alessandro ASMR, che stavolta davvero arriveranno gli ASMR. Una volta a settimana farò i video ASMR. Da quando inizierò a pubblicare il primo, una volta a settimana, se decido del giorno della settimana, farò appunto questi video. Aspetto per ora un lavalier e con quello vi farò gli ASMR al meglio che posso. Non pretendo di essere chissà che cosa, però me la cavicchio, dai. E, insomma, in base a quello che dite voi nei commenti.
Io vi saluto, vi ringrazio tutti quanti e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!